Sul tema della cosiddetta strategia della tensione, dei rapporti tra organizzazioni eversive e istituzioni in qualche modo, ha mai raccolto indicazioni, fatti da parte di Fatti qualcuno no, dei suoi compagni di ho raccolto tensione? racconti però che non, anche questo io l'ho già detto altre volte, erano fazioni l'un contro l'altro armate, quindi se si parlava con i discendenti di una fazione davano la colpa interamente all'altra. Tenga conto che, come lei saprà, i verbali delle sue dichiarazioni non sono conosciuti della Corte, vale ciò che lei dice in questa sede, quindi chiedo di essere più esplicito, insomma, più chiaro. Tutti si sono accusati di tutto, ma in maniera incrociata. E quindi io ho sentito stiamo parlando dei rapporti con le istituzioni? Stiamo parlando di questo tema specifico? Sì, quelli che venivano da Ordine Nuovo. Tutti cosa si... ecco, ci dica... Beh, le grandi famiglie erano Ordine Nuovo, che riteneva che Avanguardia Nazionale avesse rapporti con la polizia, Avanguardia Nazionale che negava... Gli ex avanguardisti di rapporti, esatto, con... Avanguardia Nazionale negava tutto e ribaltava l'accusa sugli ordinovisti, e non se ne è mai venuto a capo sostanzialmente. Ecco, in questo discorso erano accuse reciproche o gli uni riferivano fatti, vicende specifiche? Qualcuno riferiva un fatto e quell'altro davanti a lui lo smentiva. Sì, io in quel famoso verbale che dissi, nel momento in cui non si picchiavano, io mi aspetto che vi picchiate perché vi accusate di cose gravi l'un con l'altro, dopo 5 minuti rifate pace. Io questo non lo capisco, se accusassero me delle cose di cui voi vi accusate, io non riuscirei a dimenticare tutto dopo 5 minuti. Io ho ascoltato accuse di tutti i tipi, di gente che però poi non gli ha dato seguito. E quindi non sono mai riuscito a prenderle sul serio, non sono mai riuscito a capire chi mentisse di più, chi mentisse di meno. Mi sembrava tutto molto confuso. Ecco, ma prescindendo ovviamente dalla sua posizione, voglio dire, nell'ambito di questa riflessione, di questo momento durato anche quindi abbastanza, parecchio, insomma, abbastanza, sì, diversi mesi o qualche anno. Ma credo qualche anno. Qualche anno addirittura. Tenga presente che con me parlavano con difficoltà perché io ero chiaramente interessato, cioè, essendo io accusato di essere il loro erede in qualche modo, e sapevano che la cosa a me non faceva nessun piacere, nessuno, né da una parte né dall'altra, mi ha mai fornito qualche elemento utile, perché temevano che l'avrei usato per la mia difesa in qualche modo. C'era una serie di interessi che impedivano. Sì, credo di sì. Ecco, ma anche più in generale, quindi in maniera meno coinvolgente se vogliamo, sul tema dello stragismo, sul significato dello stragismo, sulla, tra virgolette, utilità politica di una strage, ci sa più o meno dire quali fossero le posizioni di queste varie persone con le quali lei è entrato in contatto? Totalmente al di fuori quello che è la sua posizione più avanti, ovviamente. La nostra, lei deve tenere presente che quando noi siamo entrati in carcere, noi della nuova generazione, siamo entrati in carcere ed eravamo oltre 100 e siamo andati a riempire un circuito dell'estrema destra dove fino ad allora i detenuti erano 10 o 15 e si sono chiuse immediatamente le bocche, perché noi eravamo dichiaratamente da sempre ostili a qualsiasi tipo di rapporto con lo Stato. Quindi quella serie di conciliaboli di cui hanno parlato Calore, di cui io ho letto molti verbali, sono tutte cose che sono avvenute negli anni precedenti. Nel momento in cui le sezioni speciali dei carceri sono state invase da noi, tutti hanno negato tutto, anche quello che forse non era necessario negare, anche cose di poco conto, ma hanno alzato un muro nei nostri confronti forse ancora più impenetrabile che non nei confronti degli inquirenti. Ecco, questo quindi negato tutto quanto a ruoli, responsabilità, ma vi dico anche da un punto di vista di ideologia, nessuna difesa di ideologismo, mai, non siamo mai riusciti a... No, non c'è un difensore d'ufficio dello stragismo, non l'abbiamo mai trovato. Non l'ha mai incontrato.
Con riguardo in particolare alla strage di Brescia, lei ricorda, nei suoi verbali ne parla, insomma, qualche confidenza, non di prima mano peraltro, però, cioè, cosa lei ha saputo durante questo periodo di detenzione? Io ho conosciuto i racconti di Izzo e di Calore. Calore perché comunque appartiene a una generazione, alla mia stessa generazione, ma lui ha fatto politica in ordine nuovo, quindi sapeva cose che io non sapevo. Izzo, che credo che abbia più o meno poco più della mia età, però era entrato in carcere molto prima e siccome non era un prigioniero politico, si era dato molto da fare per autoaccreditarsi, ma all'interno di quel circuito che, come le dicevo prima, fino all'81 era composto da 10 persone, 15 persone. Le persone dell'estrema destra erano Tudi, Concutelli, Bonazzi, Freda, Giannettini per un periodo, forse Buzzi, erano veramente poche le persone dell'estrema destra in giro per i carceri. Izzo apparteneva a quel giro, un giro molto piccolo, molto ristretto, molto isolato. I racconti che facevano loro era di estremo isolamento, del fatto che avessero sempre paura di essere aggrediti dai detenuti dell'altro colore, che erano molti di più, e quindi tra di loro hanno parlato moltissimo, tra di loro si sono raccontati molte cose. Io ho ascoltato i racconti di Izzo, ma non, anche lì era, non erano racconti sui quali io sentissi di poter fare affidamento davvero. Ecco, ci spiega un po' in che senso lo dice. Lo dico perché il desiderio primario di Izzo era quello di essere accettato, era quello di avere una patente di prigioniero politico, e lui, a seconda della persona con cui parlava, si adeguava. Quindi se parlava con un ordine visto, parlava male. Lui era molto camaleontico in questo, e poi lo rivendicava anche in qualche modo. Lui si adeguava alla corrente del momento, quindi quando ha avuto modo di parlare con me ha parlato malissimo di Freda, ha parlato malissimo di Facchini e tutto, ma io sapevo che in passato aveva fatto l'esatto contrario, aveva parlato malissimo di me con altri, o aveva parlato malissimo. Lui si adeguava alla situazione e forse se ne convinceva anche. Io ho ascoltato sperando che, così, poi passando al vaglio i suoi racconti, rimanesse qualcosa di utile, di incontrovertibile. Credo, io adesso non lo ricordo bene, credo che l'unico episodio sul quale poi ci siamo focalizzati, adesso io non riesco a ricordare se era lui, ma lei dovrebbe averlo nei verbali, credo che lui avesse detto a un certo punto di aver lui raccolto una mezza ammissione da parte di Freda. Sosteneva, conoscendo la nostra posizione antistragista, che noi avremmo dovuto organizzare l'assassinio di Freda. Io gli dissi: io non faccio uccidere nessuno perché tu mi dici che a te ha detto. Facemmo entrare un registratore, lo demmo a Izzo, e se tu riesci a registrare la sua confessione, poi se ne parla. Ma se tu mi dici che a te t'ha detto, io su questo non ho nessuna intenzione di fare niente. Questo io l'ho raccontato all'epoca, credo anche di aver, credo che sia stato anche ritrovato il registratore perché l'ha fatto ritrovare Izzo, e questo era l'unico apporto di Izzo. E come si concluse questa tentativa? Questa cosa si concluse che tra di noi ci fu una lite su questo argomento, perché qualcuno sosteneva che anche se noi avessimo avuto la prova provata di una responsabilità di Freda, non avremmo dovuto lasciar trapelare la cosa nei confronti degli inquirenti, perché comunque la nostra inimicizia doveva essere totale. La mia posizione era leggermente diversa. Io dicevo: noi non dobbiamo lasciare la punizione agli inquirenti, della punizione possiamo farci le carico noi. Però la verità deve essere conosciuta a tutti, se davvero questa cosa è successa. Per me il discrimine della parola, tra virgolette, infamità, è infame colui che delega allo Stato la punizione di una colpa. Però se nel momento che io sono certo che una cosa grave è stata fatta,
e mi faccio carico io della punizione, dopo posso anche rendere nota la motivazione. E come finì? E questa cosa finì, che la mia posizione era minoritaria e che non si è mai capito esattamente per quali motivazioni, prima che questo piano un po' complicato che io avevo immaginato di registrare Freda, prima di eventualmente prendere una decisione, un altro gruppo, che era quello che riteneva che non si dovesse parlare con gli inquirenti per nessun motivo, un altro gruppo lo ferì. Quindi Freda fu ferito, fu portato. Aggressione di... La famosa aggressione che ne, comportò l'isolamento, e da quel momento in poi era irraggiungibile. Io ho, come dire, cioè, uno può pensare che ci sia un grande disegno dietro questo, secondo me chi ha fatto questa aggressione in realtà non aveva così grandi mire, insomma, credo che sia stato fatto anche per rivalità tra gruppi carcerari, in qualche modo era un problema anche di equilibrio di poteri interni. Io capeggiavo un gruppo molto più piccolo e gli altri, che però aveva un minimo di carisma, gli altri erano più forti, più numerosi di noi, e hanno preso questa decisione che comunque ha interrotto qualsiasi tipo di approfondimento. E tanto per concludere il discorso, Izzo che cosa sosteneva di avere appreso direttamente da Freda? Izzo sosteneva di aver ricevuto da Freda un ammiccamento, una mezza frase che poi lui ha completato dicendo questo voleva dire sicuramente che lui sapeva. Adesso non lo ricordo esattamente, ma credo che la frase che Izzo attribuiva a Freda era quella sulla natura non voluta della strage di Piazza Fontana. Credo che fosse quello, e da lì lui ha fatto tutta una serie di deduzioni, lui ha detto che la strage non era voluta, quindi e poi il resto delle deduzioni ce l'ha aggiunte lui. Per aiuto alla sua memoria, leggo sul punto cosa aveva verbalizzato negli anni, perché questa attenzione, voglio dire, alla che cosa ci ha aggiunto lui e che cosa no, nasce proprio fin dai primi verbali. Le leggo. Innanzitutto quello che lei disse ad Ascoli Piceno, al pubblico ministero di Firenze, dottor Vigna, il 7 gennaio dell'84. Disse, effettivamente Izzo ci ha raccontato di colloqui avuti con Freda, presenti anche con Cutelli e Latini. Tanto le chiedo se è vero questa cosa, che questi discorsi Izzo li fece non solo con lei ma anche con Cutelli e con Latini. Non conosco Latini. Credo che Izzo avesse detto che ai suoi colloqui con Freda erano... Sì, ho letto le quindi ai suoi colloqui con Freda erano presenti con Cutelli e Latini. Sì, io no, Latini non l'ho mai incontrato. Con Cutelli sì, e a con Cutelli le chiese conferma di ciò che gli aveva riferito. E non me l'ha mai dato. Quindi effettivamente Izzo ci ha raccontato di colloqui avuti con Freda, presenti anche con Cutelli e Latini. Secondo il racconto di Izzo, Freda, più o meno esplicitamente, si attribuiva un coinvolgimento nei fatti di attentati immediatamente precedenti a quello di Piazza Fontana. E allo stesso attentato di Piazza Fontana, e ciò anche con riferimento alla attuazione tecnica dell'attentato stesso. Questi discorsi di Freda, riportati da Izzo, combaciavano con altri frammenti di informazione che avevamo raccolto nel corso del tempo anche da altre fonti. Per cui, analizzando tutti questi dati, noi giungemmo alla convinzione che Freda fosse effettivamente coinvolto in questi fatti, seppure solo a livello intermedio e probabilmente sempre senza la precisa consapevolezza delle implicazioni e strumentalizzazioni cui egli era soggetto. Poi c'è lo sviluppo sul discorso della strage non voluta. Intanto le chiedo, ma queste altre fonti, questi frammenti di notizie sul punto provenienti da altre fonti, è mai stato in grado di specificarle? No, sono millimetri di informazioni, sono
sono espressioni di rancore reciproco, sono espressioni di silenzio, no, sono veramente nel limite di informazione. La frase poi quasi completa con un accenno a Facchini, che poi viene ripreso invece in un verbale successivo in maniera più analitica, leggo per completezza, sempre per aiuto alla sua memoria. Izzo disse che Freire aveva detto che la borsa della banca dell'agricoltura l'aveva messa in Nano, nomignolo con il quale mi hanno detto veniva indicato da Freire e da altri il Facchini. E quindi c'era anche questo ulteriore frammento. Sì, credo. E poi c'era tutta la polemica se il time era girato al contrario, una cosa molto strana. Sì. Dica un po' quello che ricorda, poi vediamo quello che... Ti ricordo le polemiche sul fatto che la bomba non doveva esplodere e che il timer avrebbe... ci sarebbe stato un errore nel timer. Qualcuno diceva che aveva girato al contrario, insomma cose non molto verosimili. Ed era una, come dire, un'escusatio... non petita, non si capiva questa storia, anche perché qualche mese dopo Calore nel fare i suoi verbali ha raccontato una cosa molto particolare, ed è lì che secondo me, che dal mio punto di vista tutto si è rimesso in discussione in maniera ancora più radicale. Calore ha raccontato di aver organizzato 4 attentati a Roma, quelli dell'MRP. Uno di questi 4 era particolarmente stupido e grave, ed era l'aver messo 50 kg di esplosivo davanti alla sede del CSM nel giorno in cui c'era il raduno nazionale degli alpini. Calore per molti anni aveva negato qualsiasi coinvolgimento. Quando iniziò a fare i suoi verbali, in questi verbali una cosa che a me aveva sempre negato, ammise di aver partecipato a queste cose e aggiunse che erano stati usati gli stessi timer di Piazza Po, o meglio dei timer che venivano dal Veneto, che lui ritenevano fossero collegati a quel lotto di 50, o i timer o le sveglie, adesso non lo ricordo. Quando io lessi questo verbale mi convinsi che tutti i discorsi che mi aveva fatto fino a poche settimane prima Calore, che anche Calore, che apparentemente mi era molto vicino, molte cose me le aveva tenute nascoste lui stesso, perché se uno nel 79 mette ancora 50 kg di esplosivo in una piazza e usa le sveglie Rula, che sono le stesse di Piazza Fontana, lui sta perseguendo... Lei diceva prima o le sveglie o i timer, cioè che ricordo tra sveglie e i timer. Non me lo ricordo. Però dovrebbe essere su uno dei verbali, perché lui fece questo riferimento e lui a quel punto disse: ah, adesso che ci penso mi hanno ingannato perché mi hanno dato le stesse sveglie. Però io la lessi in un altro modo. Se tu sei nel 79, non la pensi come noi se tu un anno prima hai messo 50 kg di esplosivo e anche lui diceva ma non doveva esplodere, avevamo volutamente omesso una parte del congegno di scoppio. Ma con lei l'indicazione fu questa, che lui partecipò a quell'azione ma che l'azione era destinata a essere solo simbolica, ma è lo stesso discorso di Piazza Fontana. Avrebbe dovuto non esplodere, esatto. O esplodere in un avrebbe dovuto non esplodere, non esplodere, avrebbe dovuto non esplodere, che poi è la versione ufficiale, è passata, l'hanno anche scritta sui libri, l'ha ricostruita Iannilli, l'ha ricostruita Ele Macchi, quelli che poi materialmente avevano... E questa fu la versione che anche con lei Calore... Calore aveva negato qualsiasi responsabilità. Nei tempi successivi lei non ha più avuto contatti con lui? Non ho avuto contatti, ma soprattutto ho dovuto rivedere tutto, tutto il racconto. Ho capito l'aspetto, dice, quindi non era poi così sincero nel momento in cui... Se lui nel 79 ha rifatto Piazza Fontana... Quello che non ho capito è il ragionamento che lei ha appena fatto sul discorso mi hanno... Cioè sul ragionamento di Calore, sul tema timer o sveglia che fosse, circa il fatto che in qualche modo lui ne era la vittima designata o... Sì, lui o diceva racconto... che gli erano... lui nel suo verbale, queste cose a me non le aveva messe, io ho letto nel suo verbale che lui
dava a Facchini la responsabilità di avergli consegnato, dice, io per quell'attentato usammo, credo che abbia detto, delle sveglie Rula, che erano delle sveglie cecoslovacche, le stesse di Piazza Fontana, è un consiglio che mi dette Facchini. Quindi questo è un ricordo che lei ha di ciò che ha letto dai verbali di Calore, di non Calore. Da ciò che a me, una cosa del genere, lei l'ha sempre negato, non l'aveva, esatto, non ce l'aveva mai detto. Quindi è successiva la sua... E lui a quel punto ha detto, è Facchini che ci ha indotto a fare questa cosa, ma siccome Calore aveva 30 e passa anni, e ho detto, beh, allora a questo punto io devo rivedere tutte le confidenze che mi hanno fatto, e torniamo al discorso di prima, ognuno era più impegnato a nascondere la propria responsabilità che non a chiarire quello che era successo in quegli anni.